Che Dio ci aiuti, le piace? Lo sì, molto, è già la seconda serie, quindi ho guardato la prima e vedo anche la seconda. È una storia pulita, simpatica, gli attori mi piacciono, perché Sofia Ricci è una brava attrice, no? Apparentemente sembra una persona simpatica, aperta, una di noi, via. Io non ho mai visto, vedo da mia figlia e dice che gli piace tanto, gli fa tanto ride. Di solito certi sceneggiati sono lenti, invece questo è bello movimentato, pure più del medico in famiglia. Che Dio ci aiuti. Lei lo guarda il medico in famiglia? Costretto. Costretto da chi? Mia moglie. La famiglia è carino perché è una cosa da famiglia per tutti, non ci sono brutte parole, è molto compito. Beh, mi piace perché comunque parla della famiglia, il valore della famiglia, perché stanno sempre tutti nonni, nipoti, sempre tutti insieme. C'è un nipote che abita vicino a me e viene a casa mia apposta per vederselo, si porta i pappagorni, queste cosette, così sta insieme a zia, sì, gli piacciono tanto questi. Dimmi la verità, è una cosa grave. Papà. Allora è gravissimo. Quale personaggio preferisce? Vabbè, il libero e il dottore. Nino Banfi, naturalmente. La moglie del medico, la nuova moglie del medico. Oh, Maria Vergine, cos'è successo? Ma che è, un infartino? Tecniche di rilassamento, ragazzi, tranquilli. Simpatico Banfi, prima non mi piaceva. Adesso con la commedia lì mi piace. Il nonno simpaticone, come immaginavo di volerlo io dentro casa. La cioccolataia, quella che è simpatica, mi piace. Francesca Cavallin. Giulio Scarpati, mi piace, sì. Papà? Mamma mia, Adele, mi fa prendere un colpo. Mi piace? Ho voluto dare anch'io il mio contributo al mercatino. L'asuto Banfi. Forse perché è barese come me, quindi. Qualsiasi cosa Nino Banfi faccia e nel medico in famiglia, credo che sia proprio nella sua parte migliore. Penso Nino Banfi, anche il figlio, il dottore. Sì. Ma però sono tutti bravi. Vedrete delle belle.